Otello Fabris è il presidente dell'associazione Amici di Berlin Cocai. Il significato di questa manifestazione, di questo evento rinascimentale? Beh, il presidente della Confraternita della Gallina Padovana, Piero De Franceschi, mi ha cortesemente invitato a presentare nell'ambito di una piccola rassegna gastronomica su personaggi della cultura padovana il nostro Merlin Cocai, altrimenti noto come Teofilo Folengo. È un monaco che è stato a Santa Giustina durante il periodo della sua formazione da giovane e gli ha imparato che cosa? Il linguaggio macaronico, che prende il nome dei macaroni. Allora erano dei gnocchi fatti di farina, pane, formaggio, burro, impastato tutto insieme, un cibo piuttosto rozzo, rustico, è così com'è il linguaggio macaronico, che sembra una presa in giro del latino, perché è latino in cui viene inserito il dialetto. Un'azione, diciamo, molto provocatoria in un'epoca in cui si sta formando il linguaggio locale. Ecco, di questa provocazione il Folengo fa una bandiera di emancipazione artistica. Quindi, facendo ridere, lui in realtà lancia un messaggio: bisogna liberarsi dalle pastoie del passato, creare sull'attualità. E quindi gli gioca facile entrare in cucina, dire che le sue muse non sono quelle di Apollo, ma sono cuoche, brave a impastare gnocchi e a grattare formaggio, e in questo modo lui crea anche uno strumento poetico incredibile, perché si costruisce le parole prendendo il latino e il dialetto, mettendoli assieme, creando parole nuove. Questo gli consente una creatività artistica inedita e assolutamente stupenda. Bene, siamo in un periodo di crisi, c'è chi dice che stiamo per uscire dalla crisi e che ci sarà un nuovo rinascimento. Voi che avete studiato e che praticate la cucina del rinascimento, come vedete la cucina del futuro, pensando che a Montegrotto Terme è stata presentata nei giorni scorsi la Scuola Internazionale del Gusto? Sì, direi che effettivamente con le esperienze di innovazione che la nostra cucina ha avuto negli anni più recenti, in realtà questo è servito a capire che la tradizione ha una sua funzione, cioè è la matrice la tradizione dalla quale si può lavorare, tirare fuori sempre cose nuove, come noi con il nostro Macaronicorum Ristoratorum Baxanensium Collegium tiriamo fuori cose nuove, come abbiamo già visto questa sera. Da che cosa? Da una tradizione di 500 anni fa, le ricette più giovani risalgono a 500 anni fa, alcune ne hanno 800, eppure riprese in mano con amore si vede che la storia riesce a dare cose preziose, gustabili, interessanti. Tutti chiedono: ma queste cose qua, finita la serata, dove andremo a trovarle? Quello è il punto. Dove andremo a trovarle vuol dire un mercato che può essere desideroso di riscoprire queste cose e di averle a disposizione. Quindi i coniuganei si candidano a fare innovazione nella tradizione. I coniuganei hanno molti titoli a questo proposito. Questa sera ho voluto che a tavola ci fossero dei vini dei nostri colli, come il Serprino o come il Moscato, perché sono vini che hanno una storia lunghissima. Poi qui c'è anche il Pinello, per esempio, che è un vino che viene lasciato di sottobanco, che in realtà pensate che ha una storia scritta negli statuti della città di Bassano dal 1259, cioè da quando è morto Ezzelino da Romano, che era padrone anche di queste terre a un certo punto. Va bene, noi abbiamo a Bassano la coltivazione del Pinello. Pensate che tutte le multe che venivano combinate nelle violazioni e la produzione del Pinello, la DOC c'era già allora, molto seguita in maniera più rigorosa che non adesso, tutte le multe che riguardavano il Pinello erano raddoppiate. Quindi vuol dire che allora se ne tirava fuori un vino stupendo. Oggi invece è di sottobanco in qualche cantina. Bene, allora vi auguriamo buona serata e un saluto, visto che parliamo di vino, dalla cantina dell'antica Trattoria Ballotta. Facciamo un giro assieme. Eccolo qua, molto volentieri. Vediamo. Abbiamo un itinerario stupendo. Qua partiamo dalla Toscana, il Friuli,
Veneto, il Piemonte. Il Veneto, abbiamo Tono Zancanaro, questa etichetta storica, stupenda, poi cosa abbiamo? Il Friularo del dominio, la Sicilia, i Bagnoli. La Sardegna, Sicilia, là in alto, certo. Qua abbiamo il Friularo, e poi passiamo di qua con il San Marco, in onore a Venezia, il Borgo delle Casette, insomma una cantina che abbiamo visto solo in parte, ma diciamo ben fornita. Ben fornita, soprattutto non mancano gli autoctoni, cosa su cui noi puntiamo sempre. Gli autoctoni sono quei vini che ci riportano i sapori di casa nostra, della nostra civiltà contadina, che veramente ha lasciato cose preziose. Poi vogliamo anche magari dare un cenno al prosciutto dei Colli Ugani, non si può fare a meno. Prosciutto di Montagnana? Iberico e Ugani, Montagnana. Un prosciutto stupendo che io voglio sempre alla tavola dei nostri commensali. Bene, sentiamo che sta iniziando e diamo quest'ultimo sguardo alle luci della cantina a forma di grappolo d'uva, e con questo vi salutiamo.